Ciao a tutti, sono la Vispa Teresa, benvenuti nel mio nuovo video. Mi piace cucinare, non sono uno chef, però adoro cucinare. E adesso, in questo momento, preparerò dei biscotti facilissimi, buonissimi, e quindi cominciamo. Eccoci qua. Allora, abbiamo 170 grammi di mandorle pelate, 30 grammi con la buccia, e 80 grammi di zucchero semolato. E iniziamo a frullare. Fermo. Allora, la farina deve essere abbastanza fine, però se vi piace più granulosa, fate a meno di frullarla tanto. Poi io la continuo a macinare. Vediamo un po'. Perfetto. Allora, noi aggiungiamo adesso un po' di vanillina. Queste bustine. Eccole qua. Poi un po' di estratto di arancia, potete mettere anche rum, potete mettere l'anice, potete mettere qualsiasi aroma che vi piace. Dopodiché aggiungiamo un uovo. Ok. E frulliamo ancora. Questa cosa finché non diventa una bella pasta abbastanza compatta. Devo confessarvi che questo dolcetto qua è molto veloce da realizzare. C'è una nota dolente però: ci vogliono 24 ore di posa in frigorifero. Ho provato anche dopo 12 ore, ma quando li cucini non hanno lo stesso effetto e lo stesso gusto di quando fai passare 24 ore di posa. Ok, praticamente questo impasto è pronto. Non faccio altro che trasferirlo qui, in questa ciotolina, verde pistacchio che a me piace tanto. Eccola qua. Adesso la mettiamo in frigo, ma io ne ho già una pronta. Stop. Allora, come avete visto, io ho già preparato ieri questo impasto che è bello compatto e lo modello come fossero delle piccole polpettine. Ok, le passo nello zucchero a velo vanigliato, o se lo preferite senza vaniglia va bene lo stesso, e appoggio facendo una leggera pressione sulla teglia il biscottino. Allora, con le dosi che vi ho dato, vengono fuori 16-14, dipende come li modellate. Li fate a pallina, li passate nello zucchero a velo o semplice o vanigliato e le mettete in forno per 12 minuti a 170 gradi. Non mi dite più. Eccoci qua, il tempo di cottura è passato, non devono essere dorati ma rimanere quasi bianchi, perché altrimenti se cucinano troppo diventano duri, devono rimanere morbidi. Adesso li sforno e vi faccio vedere. Eccoli qua, i miei biscotti alla mandorla. Eccoci qua. Li appoggiamo sul piatto, bruciano, perché bruciano. Ai 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 ai, ma mi bruciano. E come dicono in Toscana, mi garba. E come dicono in Toscana, mi garba. Bruciano ragazzi, ma sapete quanto? Mamma mia. Guarda che belli, eh? Ecco qua, un po' così. Ecco qua, aia aia, eccoli qua, ok, spostiamo
la nostra piadina, che qui in questo momento ci dà anche un po' fastidio. Ecco. Ed ecco a voi i miei biscotti alla mandorla. Buonissimi, buonissimi. Allora, vi ricordo che mi trovate in YouTube, la Vispa Teresa, e mi raccomando mettetemi un mi piace. E soprattutto cliccate la campanella, perché così vi terrò sempre aggiornati. Ok? Vi saluto, alla prossima, un bacio, ciao!